Enrico, questa volta lo troviamo qui da Cremonini nell'insolita veste di PA Engineer praticamente. Allora, prima di spiegarmi il PA come l'avete configurato, spiegami la configurazione della regia. Perché... Sì, che ridondanza, perché abbiamo la doppia console qui in sala, passa tutto da una matrice MADI che diciamo switcha tutti gli insert analogici e digitali, perché c'abbiamo numerosi plugin. Poi magari se facciamo in tempo, Raffa, alla fine ti spiegavo qualcosina, perché abbiamo Live Professor, UAD, Waves, tutti i plugin che ci servono ce li abbiamo, ce li ha, perché io qua in questa cosa, in questa volta faccio solo il System Engineer. Abbiamo un doppio sistema ridondante anche sull'impianto, quindi mandiamo due flussi AVB con due switch che sono i Luminex che vedi qua. I 2 più 1 sono in modalità ridondante, noi diamo dalle console due ASEBO, uno principale, uno secondario. Quest'altra macchina prende anche un analogico sempre dalla SSL, e questa riceve un analogico spare dal palco nel caso esplodano tutte e due le regie di palco. Okay. E in questo modo mandiamo due flussi AVB, primario e secondario, direttamente ai 22 amplificatori che abbiamo sul palco, e uno spare analogico che esce solo dal più uno secondario. È un bel upgrade, insomma, un po' più complesso del solito, però più complesso nella configurazione iniziale, però una volta che il sistema è configurato va perfettamente. Okay. Sul PA invece? Sul PA abbiamo, questo giro abbiamo 28 motori sul PA, che già quello ti danno la misura. Abbiamo un bilico solo di casse, non c'entrano tutte. E abbiamo un main configurato 10K1 più 4K2. Le K2 fanno la parte sotto lungo la passerella, diciamo, che vengono trattate leggermente diversamente. Abbiamo 8K1 USB dietro i K1, che sono questi. Abbiamo 8 KS28 appesi di fianco al main, e poi abbiamo un side che è configurato 6K1 con 4 o 6K2, dipende dalle venue. A terra abbiamo 6 sub and fire per completare il set dei KS28. Frontfill, abbiamo 14 DVDOSC per fare i frontfill. E qua, sia a Bologna che a Milano, abbiamo scelto di montare delay, abbiamo 6K2 per parte che fanno un rinfreschino sulla parte medio-alta, anche che la medio-bassa che arriva giù in tribuna è notevole, quindi dobbiamo compensare un po' la parte del main. Il concerto ha una bella dinamica, devo dire, notevole. Paleuro abbiamo sofferto un po' per il tipo di mix, che lui spingeva molto su una gamma bassa, che invece è proprio la risonanza del Paleuro, e quindi diciamo ha dovuto spostare l'energia su altre prod, ma sono andate molto bene anche le altre quattro date. Questa sera alla quarta smontiamo, andiamo di corsa a Milano e rimontiamo tutto quanto. E meno male che ho dei fidati colleghi PMN, quindi Alessandro Angelo, detto Paro, Danilo, che sono veramente esemplari. Come ti trovi in questo ruolo di gestione del PA? Ma va bene, insomma, l'ho sempre fatto. Diciamo che Marco ci teneva, insomma, che facessi io l'impianto in questa fase, quindi sono molto contento. Anche, insomma, bene, no, anche Anthony si trova bene, quindi siamo... c'è un bel team. Bye.